sottovalutare intolleranza e razzismo, dialogo base della nostra convivenza, è il messaggio della Presidente Mattarella in occasione della giornata della cultura ebraica. Muore un ragazzo di 21 anni massacrato di botte a Colleferro vicino a Roma, sembra fosse intervenuto per placare una rite scoppiata vicino ai locali della Movida. Gran Bretagna, notte di violenza a Birmingham, diverse persone accoltellate, un morto e due feriti gravi. Il governo assicura nessuna ipotesi di terrorismo. Berlusconi parla al professor Zangrillo, fase delicata ma resta un cauto ottimismo. Il medico dell'ex premier si dice soddisfatto nella cautela rigorosa. Ancora alto il numero dei nuovi contagi, 16 morti, i casi in terapia intensiva non sono meno gravi di marzo, dicono gli anestesisti, resta l'obbligo di mascherine al chiuso. La scuola riparte domani al via Bolzano, si torna in classe anche a Vo, una delle prime zone rosse. Non esiste l'ipotesi di contagi zero, ribadisce la ministra Azzolina, i timori dei presidi per gli organici da completare. Buongiorno dal TG2, in primo piano il messaggio del Capo dello Stato in occasione della giornata europea della cultura ebraica. Cultura, dialogo e rispetto devono essere le basi della nostra convivenza, ha scritto Mattarella, che ha sottolineato come la cronaca non manchi di mostrarci appunto i rischi che si corrono nel sottovalutare intolleranza e razzismo. Il servizio di Luciano Ghelfi.